Tra Conti e Canti, il presepe vivente di Ispica è arrivato alla sua 22esima edizione. Come sempre, ha richiamato anche quest'anno moltissimi cittadini provenienti da tutta la Sicilia. Diventato ormai un tradizionale appuntamento natalizio, quest'anno il presepe vivente di Ispica ha come identità la valorizzazione della vita vissuta nell'antica Spaccaforno. Piero Giunta ne ha parlato con il direttore artistico Peppe Galfo e con Angelo Di Martino della Promo Eventi, ideatore e organizzatore del presepe vivente ispicese, insieme a Tonino Spataro e Angelo Di Rosa. E siamo giunti alla 22esima edizione del presepe vivente di Ispica. 22 anni di successi, ogni anno sempre più suggestivo. Quest'anno il presepe è organizzato dalla Promo Eventi con il patrocinio del comune di Ispica e la collaborazione della Pro Loco e gli scout. Il presepe vivente ispicese quest'anno ha come identità la valorizzazione della vita vissuta dell'antica Spaccaforno. Direttore artistico è Giuseppe Galfo, che ha voluto innestare i canti e i conti di una volta, facendo ritornare in mente ai più grandi ricordi di una volta. Peppe, in questa descrizione c'è il tocco dell'artista Peppe Galfo. A te il microfono. Intanto ciao Piero, ci ritroviamo per l'ennesima volta, io ti ringrazio di averci ospitato. Sì, praticamente l'abbiamo incentrata sui canti e conti nel Santo Natale, appunto. Abbiamo cercato di tornare indietro e così per magia riscoprire tutto quello che era una volta nell'antica Spaccaforno, in queste meravigliose grotte che abbiamo la fortuna di avere, e riprendere appunto tutto quello che poteva essere il lavoro e il modo di pensare, il modo di cantare durante il lavoro e tutto quello che faceva appunto riferimento a quel vecchio stile di vita portato avanti appunto dai nostri padri con tanta evidentemente fatica, perché i tempi erano quelli che erano. Noi abbiamo ripreso questa situazione e abbiamo cercato di riportarla in questo periodo natalizio e incastonarla appunto nel momento più bello del Natale, che è appunto con la Santa Famiglia. La speranza, la venuta del Cristo fra più umili, appunto fra le persone bisognose, e questo secondo me era un messaggio importante anche per quanto concerne gli ultimi avvenimenti che ci hanno visti protagonisti, purtroppo per quanto concerne le alluvioni. Siamo riusciti comunque anche noi con molti sacrifici a venirne fuori, e il senso era questo: dare il messaggio che comunque, se riusciamo a rispolverare questa nostra vecchia dignità forte che ci riportiamo dai nostri padri, anche nelle difficoltà riusciamo a venirne fuori, raccontando come facevano i nostri vecchi padri alla fine di una giornata, magari dinanzi a un focolare domestico, le vecchie storie per intrattenere un po' la famiglia e far sorridere un po' i più piccoli, e cantando quelli che erano i canti tipici di quel periodo, come potevano essere le lavandaie, gli artigiani durante i loro lavori, per dare appunto quel sapore tipicamente nostro siciliano e che ci faccia appunto tornare come per magia, ripercorrendo quei sentieri meravigliosi della cava, ai tempi che furono e di cui dovremmo essere tutt'oggi ancora molto orgogliosi e fieri. Ringrazio la Promo Eventi per avermi dato fiducia e per avermi insomma invitato per questa situazione che ho sempre assistito dal di fuori. Le ringrazio vivamente, perché non si può capire dal fuori che cosa può essere un evento del genere. Ho avuto grazie a loro la possibilità di poter mettere tutto quello che artisticamente mi veniva in mente per questo progetto, e li ringrazio davvero, ma li ringrazio anche, se mi permettete questa piccola presunzione, a nome di Ispica, perché il Natale l'abbiamo vissuto sempre in modo molto lieve, diciamo, per quanto concerne questo tipo di manifestazioni. Grazie alla Promo Eventi comunque il presepe si è portato avanti creando una situazione talmente bella, talmente grande, che è veramente un piacere adesso vivere questa settimana che si è sviluppata in un modo veramente, veramente molto molto bello, e siamo letteralmente invasi dalle persone. Un merito a questo, ragazzi, va veramente dato, e un plauso anche da parte mia, perché viviamo momenti, secondo me, in questo periodo unici. Ritorniamo alla storia del presepe vivente ad Ispica. Il presepe nasce a Gesù, poi si riscoprono le grotte della Basiera. E così Angelo Di Martino. Intanto grazie per l'invito a te Piero, e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Dimensione Musica. Sì, hai detto bene, il presepe nasce
a Gesù, grazie ai fazzoletti rossi e al terzo ordine francescano. E nasce nel lontano 1997 e dopo qualche anno noi della Promeventi l'abbiamo spostato prima a Parco Forza e poi nei tornanti della Barriera. E non mi resta a me che ringraziare in nome mio e della Promeventi, composta dal sottoscritto e da Angelo Di Rosa e Tonino Spataro. Volevamo ringraziare tutti i cittadini spicesi, l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Muraglie e tutta la sua giunta. Un ringraziamento doveroso va a tutti i commercianti di Ispica che con il loro supporto economico hanno reso possibile la realizzazione della tradizione del presepe vivente. Ormai è giunto alla 22ª edizione, come abbiamo già detto prima. Un secondo ringraziamento, ma non per questo meno importante, va a tutti i proprietari delle grotte in cui si svolgono i vari mestieri e a tutti i figuranti che ogni anno si mettono a disposizione trascurando le proprie famiglie per le feste natalizie. Un ringraziamento di cuore va ai nostri amici che ci aiutano per la sistemazione e montaggio del presepe vivente. Voglio ringraziare in nome mio della Promeventi Ivan Trovato, che è una persona squisita per noi, ci cura tutto quello che vedete nei social, tutto quello che vedete nella conferenza stampa, tutto la macchina dell'iniziativa, questo va ed è soltanto merito di Ivan Trovato. Un ringraziamento a Giuseppe Galfo che quest'anno si è prestato a essere il nostro regista che ci ha fatto vivere emozioni e sperando nei prossimi anni sia disponibile a essere accanto a noi. Ringrazio Giuseppe Galfo e Angelo Di Martino, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.